Connettendovi a VoIP tramite computer, il nostro consiglio è di utilizzare il cavetto per migliorare la qualità dell'audio e del video. Come vedrete dal monitor, sarà possibile per tutti voi postare delle domande, noi le visualizzeremo e cercheremo di rispondere più possibile a quelle che il tempo consentirà, ma le altre troveranno risposta, che verrà pubblicata insieme alla registrazione di questo webinar e che troverete accompagnata alle rispettive domande. Alla fine del webinar vi preghiamo di non sconnettervi subito, sconnettervi subito e di compilare il form che troverete con poche, veramente poche domande, di modo che potremo anche migliorare e seguire qualche suggerimento di nuovo tema da poter utilizzare per successive edizioni del nostro evento. Ringraziamo tutti per la partecipazione e direi subito di introdurre i relatori di stasera. Anzitutto Giorgio Possio, presidente di Spesso Gaskets, Buonasera. Fabio Salomone, Chief Operating Officer Senior Consultant di JNOC Europe, Buonasera a tutti. e Paolo Scanzerla, esperto di management e senior consultant di JMAP Europe. Buonasera anche da parte mia. Quindi direi di introdurre subito il tema di questa sera e lascio per questo la parola subito a Fabio Salomone. Prego Fabio. Grazie mille Roberta. Giusto due parole prima di entrare proprio nel merito del tema. Per spiegare perché siamo qua e che senso ha questo incontro di oggi. Per noi è qualcosa che va ricondotto alla nostra storia. Per JMAC, sostenere e supportare le aziende nell'apprendimento è qualcosa che fa parte del nostro DNA. Vedete nell'immagine un signore molto noto che è Shigeo Shingo, che in primissimi anni, nei primissimi giorni dell'avvio del progetto del programma di miglioramento in Toyota fu un vero e proprio coach per i manager, top manager, intermediate manager di Toyota. Ecco, noi abbiamo un po' appreso da questa nostra storia e per questo quando con Giorgio Possio ci siamo trovati a parlare di qualche cosa che aveva colpito entrambi, cioè la lettura del libro di Mike Rother, Toyota Kata. Beh, a questo punto è stato veramente naturale per noi utilizzare l'approccio Kata, farlo diventare nostro e farlo diventare qualcosa di consapevole rispetto a un modo di lavorare, un modo di operare che per noi era diventato un modo quotidiano nel fare consulenza. Per questo motivo crediamo che questa condivisione con voi, con tutte le persone che sono all'ascolto in questo momento, sia un fatto fondamentale perché crediamo che il passaggio chiave sia nel far diventare il miglioramento veramente una parte del lavoro quotidiano di tutte le persone dell'organizzazione e che per questo si possa arrivarci attraverso un lavoro duro, importante, faticoso, ma sicuramente di straordinaria efficacia. Bene, a questo punto ripasso la parola a Roberta. Che ho piacere di in realtà di presentare Paolo Scanzerla e anzitutto anche di dirvi che stanno già vedo, visualizzandosi alcune domande, espressioni di interesse più che altro a questo punto, ma vi chiederei proprio di approfittare dello spazio che avete a disposizione. Perché magari anche i relatori possono d'ora in poi cogliere gli spunti che arrivano. Prego Paolo. Bene, grazie. Allora, la prima domanda che ci poniamo, è una domanda che molto spesso mi sento fare da molte aziende, da molti clienti. E la domanda fondamentale è: ma perché Toyota è diversa? Perché è differente? Ovviamente la risposta non è perché sono giapponesi. È vero che sono giapponesi, ma in realtà oramai Toyota è un'azienda globale. E gli stessi concetti, le stesse cose che vengono fatte in Giappone vengono fatte anche in tutto il resto del mondo, in tutti gli altri plant, non solamente nei plant. Altra domanda che a volte mi sento fare è: ma sono gli strumenti il vero segreto di Toyota? Se fosse così, perché Toyota accetta di essere visitata anche dai competitor?
Cioè chiunque può andare in Toyota in realtà a visitare in una maniera molto turistica, diciamo. Ma perché Toyota accetta le visite? Forse perché quello che appare all'esterno non è la vera essenza del sistema Toyota. E quindi la vera essenza del sistema Toyota in che cosa sta? In che cosa consiste? Beh, consiste nelle persone. O meglio, non tanto nel fatto che hanno delle persone migliori, ma hanno dei comportamenti migliori, dei comportamenti più votati al miglioramento continuo. E il comportamento in realtà si impara come? Attraverso una pratica e attraverso un sistema di gestione che insegna alle persone dei buoni comportamenti. Quindi, se vogliamo parafrasarla, Toyota non nasce imparata, neanche le persone di Toyota nascono imparate, ma diventano degli ottimi portatori di attività di miglioramento. L'immagine che vi ho mostrato l'ho ripresa qualche anno fa durante una visita in uno stabilimento in Giappone, nell'isola più meridionale, quella del Kyushu, e mi aveva colpito perché questi signori sono degli operai cinesi di uno stabilimento che stavano per costruire in Cina, che erano andati in Giappone a imparare che cosa? Innanzitutto a essere persone Toyota, a essere Toyota People. E infatti gli mostravano la storia di Toyota, i personaggi, ma poi soprattutto a imparare a lavorare. Gli stessi operai cinesi li abbiamo visti poi dopo in fabbrica affiancarsi ai loro colleghi giapponesi, per carpirne i segreti, per imparare i dettagli. E questo è uno dei segreti, secondo me, per cui Toyota è veramente differente, perché investe tantissimo sulle persone, ma non in maniera generica. Al contrario, qui purtroppo vengono a volte le dolenti note, quello che capita spesso ad alcune aziende che affrontano il tema del miglioramento continuo e affrontano dei problemi, dei processi e dei percorsi di Lean Transformation, è un percorso sostanzialmente di questo genere, al di là del fatto che un'azienda poi dopo lo può affrontare in più o meno fasi, ma comunque il risultato, se non si fanno alcune azioni, rischia di essere di questo genere. Quindi a fronte di un miglioramento magari anche significativo, interessante, a fronte di un evento, di un'azione specifica su un'area pilota, eccetera, il problema e la difficoltà sta nel mantenimento dei risultati, nel mantenimento del tempo. E quindi che cosa si fa? A volte si continua a ripetere l'evento, quindi sostanzialmente si deve continuamente iniettare nel sistema delle energie. Perché? Perché qualsiasi sistema industriale in realtà non si mantiene inalterato nel tempo, cioè sono banalmente una macchina dei fenomeni di usura, quindi lo stesso discorso vale per le persone. Quindi se non immetto continua energia nel sistema, le prestazioni naturalmente degradano. E questo è costoso per le aziende, perché comunque gli sforzi da parte delle aziende sono a volte significativi. E si ha una continua alternanza di risultati. Non è questa la logica vera e propria del miglioramento continuo, non è questa la logica che ha dato Toyota. Quello che proponiamo, e quindi anche l'utilizzo dell'approccio del CATA, qui vengono indicati due elementi fondamentali, il coaching e l'improvement CATA, permettono di garantire il miglioramento continuo, prima il mantenimento, ma poi soprattutto il miglioramento continuo delle performance, con degli sforzi veramente bassi, ridotti. Perché? Perché l'attività di miglioramento non è più destinata solo a degli specialisti, non è più fatta dai consulenti esterni o dal KPO, ma è fatta da tutte le persone che lavorano all'interno del processo, in maniera continua, quotidiana. E questa è una forza, una potenza enorme, che permette all'azienda di raggiungere traguardi sempre migliori e di migliorare sempre di più le proprie performance. Entriamo un pochettino nel merito però di che cosa significa Kata, no? Questa parola giapponese che è stata resa famosa da Mike Roder con il suo libro. Allora, in realtà Kata trae ispirazione, per chi è esperto di arti marziali
lo sa, è quell'insieme di movimenti elementari, è quell'insieme di routine che vengono imparate per creare appunto degli automatismi comportamentali. Quindi sostanzialmente non è altro che un elemento, una routine appunto che genera autocontrollo e che permette soprattutto alle aziende di adattarsi continuamente a quella che è la situazione esterna e quindi di cambiare in continuazione, ovviamente cambiare verso il meglio. Immagino che tutti quanti abbiate visto il film Karate Kid. Qui c'è una bella sequenza di immagini che mostra proprio che cosa vuol dire insegnare delle attività elementari per poi dopo essere utilizzate durante il combattimento. Qui c'è la sequenza del sensei, del maestro, che insegna all'allievo delle cose semplici, delle cose banali, e le fa ripetere n volte. Ecco che gli spiega in quale maniera deve orientare il pennello. Ovviamente l'obiettivo non è quello di lucidare la staccionata, lucidare nella macchina o pennellare la staccionata. L'obiettivo è quello di acquisire dei comportamenti che diventino naturali, in maniera tale da poter reagire quando ci sono delle condizioni di pericolo. Quindi quando c'è il combattimento, con l'abitudine, l'allievo riesce a reagire senza pensare e si concentra sull'avversario e non si deve concentrare sul movimento delle mani o dei piedi. Ecco, questo stesso concetto, riportato poi dopo nei sistemi di management, significa che cosa? Significa che ci si deve abituare ad avere dei comportamenti virtuosi, in maniera assolutamente naturale. E in Toyota i due kata fondamentali sono il kata del miglioramento e il kata del coaching. Il kata del miglioramento che cosa significa? Significa l'attitudine a eseguire continue attività di miglioramento, a modificare sistematicamente gli standard verso il meglio. Il kata del coaching invece che cos'è? Non è altro che la capacità da parte di tutta la struttura di comando, da parte del sistema di management, del sistema gestionale, di insegnare che cosa? Continuamente il kata del miglioramento. Quindi mettendo insieme questi due elementi si riesce a creare quello che è il vero e proprio sistema virtuoso del miglioramento continuo, ma soprattutto diffuso in tutte le risorse e quindi non necessariamente relegato al miglioramento fatto da parte di qualche specialista. Vediamo quali sono le caratteristiche dei due kata di Toyota. Allora, la prima caratteristica è che opera sul processo e quindi è un elemento di dettaglio. Il kata opera sui dettagli. Non stiamo dicendo che non servono ogni tanto delle piccole rivoluzioni o quello che i giapponesi chiamano il kaikaku. Diciamo che il kata agisce proprio sulla quotidianità, sul lavoro fatto tutti i giorni e quindi in maniera duratura, su piccoli dettagli, che sono i piccoli dettagli che poi alla fine fanno la differenza. Altro elemento fondamentale è che il kata insegna alle persone ad adottare il metodo scientifico, quindi si deve basare sui fatti piuttosto che sulle opinioni e quindi permette anche di aiutare le persone a relazionarsi non su delle opinioni, non sul fatto che io dal punto di vista gerarchico sono un po' capo e quindi ho ragione, ma sul fatto di avere comunque dei dati veri e propri sui quali ci si confronta. Quindi in sintesi possiamo dire che il kata è un metodo per abituare le persone al miglioramento continuo. Questo verbo è l'elemento chiave, l'abitudine. Però il problema delle abitudini è che ci sono delle buone e ci sono delle cattive abitudini.
chiunque abbia imparato uno sport o a suonare uno strumento, eccetera, sa benissimo che cosa vuol dire correggere delle posture sbagliate o delle cattive abitudini. Quindi il tema è proprio come fare a imparare delle buone abitudini. E l'unico modo è quello di fare continuamente pratica, continuamente allenarsi ad avere delle buone abitudini, e per imparare le buone abitudini c'è un ruolo fondamentale, che è quello dell'allenatore, il coach. Anche nel libro in italiano, in realtà abbiamo sempre tradotto, è sempre stato tradotto il kata del coaching, perché non si trovava un termine adatto in italiano. Questo secondo me ha generato qualche misunderstanding, nel senso che a tutti noi viene in mente un lavoro da professionisti specializzati in certi tipi di attività, che non hanno niente a che vedere in realtà con il coaching inteso da Mike Rother e con l'attività che viene fatta in Toyota. E il concetto di coach è quello dell'allenatore, no? E quindi quale allenatore, quale modello di allenatore dobbiamo avere? Beh, ovviamente qui abbiamo riproposto tre figure famose di allenatori, andando da sinistra a destra, il ruolo di Lino Banfi nel film L'allenatore del pallone evidentemente non è quello corretto. Ma devo dire da interista purtroppo che neanche quello di Mourinho, perché anche se ha fatto vincere tutto alla sua squadra, ma in realtà l'elemento prevalente era la sua personalità. Quindi ha vinto lui probabilmente la Champions, il campionato, eccetera, eccetera. Qui un modello che vogliamo proporre, sempre con l'analogia sportiva, invece è quello di destra, Julio Velasco, l'allenatore argentino della nazionale di pallavolo, cioè la persona che riesce a tirare fuori il meglio dai propri sportivi, dai propri allievi. Quello è il vero modello di allenatore, quello che si vuole venga utilizzato in Toyota. E per farlo bisogna lavorare su che cosa? Sulle persone, no? Cambiando quello che gli americani chiamano il mindset, la loro predisposizione, no? Sappiamo tutti che in un percorso di Lean Transformation si applicano degli strumenti, ma non è sufficiente costruire, diciamo, dei processi Lean. Bisogna in parallelo costruire anche delle persone, fra virgolette, Lean, o meglio, delle persone che siano in grado di migliorare continuamente i processi. Ecco perché ho voluto riprendere, mi piaceva, questa immagine tratta da una newsletter del Lean Enterprise Institute, quindi da parte di John Shook, che mostra proprio come la casa del Lean, o comunque l'attività di miglioramento, non può prescindere. Cioè io devo lavorare in parallelo sia sul pilastro delle persone che sul pilastro dei processi, altrimenti rischio di non di avere delle fondamenta che non sono solide sostanzialmente. Quindi stiamo parlando di mettere in piedi un sistema che mi permette di avere un miglioramento continuo. E quindi qui viene l'altro grosso misunderstanding. A volte si sente dire che Lean equivale a eliminazione degli sprechi. Non è solo eliminazione degli sprechi, perché il tema chiave è decidere dove investire le proprie risorse e quali sprechi andare ad eliminare. In questo senso il kata ci permette di avere un approccio, un modello che mi permette di andare nella direzione corretta e di andare ad agire secondo una logica di priorità su quelli che sono gli ostacoli, su quelli che sono gli sprechi che effettivamente mi distolgono dalla visione dell'azienda, dalla sfida che vogliamo raggiungere, ma soprattutto dalla prossima condizione obiettivo. Quando parliamo di prossima condizione obiettivo intendiamo dire proprio un elemento molto concreto che può essere compreso da tutti.
E di solito nei processi ci sono dei motivi per cui non si passa da una situazione iniziale a una situazione obiettivo. Ecco, identificare questi sprechi e combatterli per primi equivale a non sprecare, fra virgolette, tempo in altre attività, comunque sempre valide, ma non sono orientate. Quindi il Kata è anche un sistema per orientare le attività di miglioramento. Altro elemento fondamentale del Kata. Si sente spesso dire che nel Toyoka Way c'è un concetto che a volte viene un po' bypassato o semplificato, che è il concetto di challenge. L'immagine a destra rappresenta una presentazione fatta a un nostro convegno dal presidente di Toyota Italia, Motonobu Takemoto. Si vede quelle che sono le parole chiave, insomma, che sono note a tutti. C'è sempre comunque questo concetto di challenge. Cosa vuol dire challenge in Toyota? Non è una banalità. È un modo per introdurre nella mentalità di tutte le persone che lavorano su tutti i processi, la capacità di uscire dalla loro comfort zone, la capacità di accettare delle sfide, la capacità di fissare degli obiettivi sempre più sfidanti e interessanti. Anche in questo il Kata propone degli strumenti per fare sì che l'obiettivo e la visione dell'azienda si traduca poi dopo in attività e target e sfide che vengono accettate anche dalle persone operative. E questo è un ulteriore elemento. Quindi abbiamo detto che bisogna cambiare, bisogna migliorare continuamente, come? Con un metodo, no? Quindi come si cambiano in parallelo le persone e i processi? Non è solamente con i concetti che vi ho esposto adesso brevemente, vista la velocità comunque di questo webinar, e non possiamo neanche ragionare solamente in ottica di slogan, ma bisogna adottare un metodo. Toyota Kata non è solamente un insieme di concetti, ma Mike Rother ha sviluppato anche proprio una serie di metodi che noi abbiamo fatto nostri, no? Che comprendono passi metodologici chiari e definiti, strumenti, strumenti visuali e strumenti tipici del Lean, e che permettono di facilitare appunto il coinvolgimento. Proprio a questo proposito direi a questo punto di passare la parola a Giorgio Poscio che ci spiega come sono stati adottati, diciamo, questi metodi nella sua azienda. Sì, tra l'altro senz'altro vogliamo anche lo spazio alla presentazione di Giorgio e tra l'altro in continuità della sua esperienza non solo appunto come presidente di Spesso Baskets ma anche come vicepresidente della piccola industria presso Confindustria con delle unità di innovazione gestionale. Penso che abbia sicuramente lavorato molto per seguire la diffusione, no, del Lean nel tessuto imprenditoriale torinese. E dicevo, prima di sentire come questa applicazione è diventata viva proprio nella sua azienda, proprio per la pertinenza rispetto a quello che abbiamo detto, direi subito di dare magari risposta a una delle domande che ci sono arrivate. Il signor Nicola ci chiede se il coach deve essere uno specialista o uno specializzato nel coaching e possa essere più genericamente un responsabile diretto. Paolo, magari puoi Ma dare sì, un'altra. forse l'ho detto prima, infatti secondo me questo è il misunderstanding tipico proprio della parola coach. In realtà il coach è una persona che lavora normalmente, l'attività di coaching, o meglio di allenamento al miglioramento continuo, deve essere fatto direttamente dal responsabile gerarchico, quindi bisogna innescare questa capacità e questa routine. E questa capacità da parte del management di insegnare l'attività di miglioramento, no? Ovviamente si impara anche a diventare dei coach. Penso che Giorgio questo l'abbia proprio vissuto, no? Prego. Se posso anch'io tentare una risposta, in effetti, in realtà
il ruolo di coach è rivestito dal superiore gerarchico perché permette un deployment degli obiettivi dell'azienda rispetto poi a tutti i livelli della gerarchia dell'organigramma. Tuttavia bisogna sempre riconoscere che le cose vanno fatte, ma vanno fatte bene. Quindi bisogna fare in modo che per arrivare a fare il coach si abbia a propria volta un'adeguata formazione per poter poi formare i propri sottoposti. Quindi bisogna stare anche un attimo attenti a non avere troppa fretta da far diventare coach le persone, perché si rischia poi di essere il maestro di tennis che però insegna male il tennis ai suoi allievi. Io di nuovo buonasera a tutti, riprendo nel mio ruolo di brevissimo relatore. Sono un imprenditore e vi darò un flash su come abbiamo introdotto il Toyota Kata nella nostra azienda i primi 6 mesi di Toyota Kata. Devo però fare una piccola presentazione dell'azienda per darvi un contesto, contestualizzare. La nostra è una PMI metalmeccanica, è un business to business con circa 70 addetti, siamo nella componentistica automotive, lavoriamo sia con i costruttori in original equipment che sul mercato del ricambio. Abbiamo processi piuttosto tradizionali, che sono stampaggio, verniciatura, assemblaggio. Lavoriamo a lotti ricorrenti come tipico del settore automotive. Abbiamo però una grandissima quantità di codici gestiti che rende piuttosto complessa la gestione dell'azienda. Storicamente da più di 15 anni abbiamo una partnership con un'azienda giapponese che ci ha aperto al mondo del Toyota Production System, del Lean Thinking, e ce l'ha fatto sposare come una componente irrinunciabile di qualsiasi nostra strategia competitiva. Questi sono alcuni dei nostri prodotti, ce ne sono un'enormità in più, però questi vi danno una sorta di idea intanto della variabilità di tecnologie che applichiamo e anche della relativa semplicità dei nostri prodotti, anche se il prodotto in alto a sinistra, che è una guarnizione testa cilindri per un autocarro, è comunque composto da più 70 parti. Ecco, la nostra storia nel Lean nasce appunto con l'esposizione al partner giapponese, con un periodo in cui il nostro focus era semplicemente quello di importare dal Giappone tecnologie di prodotto e di processo. Tuttavia abbiamo avuto occasione di andare parecchie volte negli stabilimenti ed eravamo estremamente incuriositi dai principi che loro applicavano e con i quali loro collaboravano con noi, da alcune pratiche. Però il nostro focus in quei 5 anni era prevalentemente prodotto e processo e tecnologia. Gli stessi partner giapponesi ci hanno a un certo punto presentati a dei consulenti, anche loro giapponesi o italo-giapponesi, i quali ci hanno introdotto di fatto al Lean Manufacturing, avendo per un certo periodo un focus su quelli che sono i cosiddetti tools e le tecniche che in effetti hanno rivoluzionato quello che sono i nostri processi operativi nel manufacturing, nello stabilimento, e ci hanno veramente fatto cambiare completamente la mentalità. Infatti abbiamo poi capito, sempre sul loro suggerimento, che potevamo estendere quegli stessi principi anche in ambiti più di servizio, di innovation, e di fatto oggi la nostra azienda ragiona in termini Lean a 360 gradi, quindi siamo arrivati a questo punto, però ancora avevamo una difficoltà veramente a far permeare tutte le persone da una logica di miglioramento continuo ma sentito e diciamo anche non stressato, un andare avanti verso un miglioramento in un modo esente da stress. Abbiamo scoperto quasi casualmente, poi condiviso con gli amici di JMAC, il Toyota Kata, e l'abbiamo incominciato a sperimentare nell'autunno del 2012 sul lavoro, non più tanto sui tool ma sulle routine comportamentali di pensiero e di azione che volevamo prima di tutto acquisire noi come top management, ma poi che volevamo un po' per volta vedere in tutti i nostri collaboratori.
Qui ho qualche cenno sui primi 6 mesi di introduzione del Toyota Kata nell'azienda, con uno specifico Kata, quindi una sorta di progetto, ma non è il nome giusto, perché un Kata di fatto quando inizia non finisce più, mentre un progetto ha un inizio e una fine. Il Kata è un processo di miglioramento continuo, infatti quello è cominciato più di 1 anno e mezzo fa e sta ancora andando avanti adesso. Sostanzialmente si focalizzava sul picking, quindi il prelievo di componenti dal magazzino per l'assemblaggio in kit, confezionamento e spedizione al cliente. Tutto sommato una operazione relativamente semplice di cui pensavamo di conoscere tutti i segreti, ma se vi faremo vedere come così non era. Questa è una foto che vi mostra i soggetti principali del Toyota Kata, che sono l'allievo e il coach. C'è anche il second coach, che ha un'attività di coaching sul coach, scusate il gioco di parole, ma che interviene solo più di rado. La sessione di coaching è un dialogo strutturato basato su 5 domande fondamentali, in cui il coach valida un esperimento fatto dall'allievo per rimuovere gli ostacoli che separano l'allievo stesso dalla condizione obiettivo. Questa struttura la potete vedere nel tabellone, non è chiaro, ma richiederebbe ore e ore per descriverla. E quello che però è importante notare è che lo schema delle 5 domande è sempre lo stesso, per qualsiasi kata e per qualsiasi sessione di kata. Queste domande vengono ripetute da tutte le persone che fanno i kata tutti i giorni dell'anno. E proprio questo è il significato del kata, quindi la ripetizione di uno schema sempre uguale, affinché questo diventi automatico, diventi come una seconda natura o qualcosa che sentiamo nostro e che un giorno faremo anche senza necessariamente avere un tabellone davanti. Quindi per quasi 6 mesi, adesso hanno continuato anche oltre, ma vi sto illustrando i primi 6 mesi, quindi per quasi 6 mesi queste 3 persone si sono ritrovate davanti al tabellone del CAP. Come è strutturata una sfida di un kata? Ebbene, ha una data, la vedete in alto a sinistra, il 16 ottobre 2012 è stata definita una sfida. La sfida la definisce il coach. Quindi entro il 30 di giugno, quindi dopo 9 mesi, bisognava praticamente dimezzare il tempo ciclo di questa operazione, stabilizzare su due operatori un numero di operatori che era variabile, perché dovevamo in qualche modo adattarci a variazioni della domanda, e poi eliminare alcuni mezzi di trasporto e contenimento che ritenevamo non solo inutili ma anche in qualche modo insicuri, quindi tipo l'uso della scala o del carrello di un elevatore. E inoltre ridurre di almeno il 60% l'area di prelievo. In effetti, visto così, vi assicuro che nessuno ci credeva, e così è stato, che non ci credevamo, però siamo comunque, con nostra grande sorpresa, riusciti a raggiungerlo con 3 mesi di anticipo e anche ad eccedere alcuni degli obiettivi che ci avevamo proposti. Vi assicuro che nessuno avrebbe scommesso neanche 1 a 100, 1 euro, sul fatto che chi faceva questo kata sarebbe arrivato a farlo. È importante anche notare che confrontando questi due grafici, quello rosso del prima, quindi della variabilità del processo, e quello dopo, il verde del dopo, si nota che assolutamente entriamo non solo in una riduzione, quindi una maggior produttività, ma soprattutto in una maggior stabilità, che è poi la base, come noto a tutti quelli che si occupano di Lean, per poter poi ottenere dei veri miglioramenti nel lungo termine. Ci siamo chiesti quali lezioni abbiamo appreso finora, e ne ho identificate solo alcune. Una è la ragione per la quale, a mio avviso, il kata del miglioramento è così efficace.
e che la riduzione del rischio. Perché? Perché il CATA del miglioramento prevede degli step quotidiani di grande semplicità, di bassissimo costo e di grande rapidità. Questo cosa implica? Che se devo fare uno step quotidiano semplice, molto difficilmente riuscirò a spendere moltissimi soldi. Quindi i rischi di tipo economico sono molto bassi. È chiaro che le persone di fronte a rischi molto bassi hanno meno paura di esporsi, hanno anche meno paura di fare brutta figura nei confronti di colleghi o superiori, anche perché in una sola giornata si riesce a capire qual è l'esito dello step, che di fatto è un esperimento, e quindi diventano molto più creativi. E questo vi assicuro, ho visto delle persone che erano dei puri esecutori diventare veramente dei creativi. Persone anche con scolarità relativamente bassa e che avevano relativamente poca autostima, se non altro nell'ambito di creare qualcosa di innovativo. Un altro aspetto sul CATA del coaching, un'altra lesson learned, è che stabilire una relazione chiara e continuativa favorisce l'armonia tra le persone e il raggiungimento di risultati altrimenti inimmaginabili. Perché? Perché questa relazione non è di tipo estemporaneo o improvvisato, che può avvenire un giorno, poi non ci si incontra più per 15 giorni, magari un mese, poi dopo bisogna portare dei risultati con dei tempi chiari ma con delle modalità non chiare. E quindi è regolare, ha dei ruoli ben precisi e separati. Il coach deve insegnare e allenare l'allievo al metodo. L'allievo deve apprendere il metodo migliorando ed è lui il process owner, è il responsabile del miglioramento. Quindi non c'è ambiguità. Questa chiarezza di ruoli e questa continuità e regolarità permette veramente di creare una nuova armonia fra le persone che porta dei risultati che sono veramente sorprendenti. Velocemente vi direi che il Toyota Kata è importante nella sua dimensione di riflessione periodica su quello che è avvenuto prima. Non bisogna correre solo avanti a migliorare, bisogna capire quello che si è fatto nel passato, perché di lì si apprende. È un processo di apprendimento, è un processo di sviluppo delle persone prima ancora che di miglioramento. Il miglioramento è il risultato dello sviluppo delle persone, non è il contrario. Quindi quello che conta è riuscire a riflettere e capire dove si è fatto bene, dove si è fatto male e quindi riuscire a apprendere. Però scusami Giorgio, se ci interrompo, approfittando anche dello spunto che ci viene dal nostro ascoltatore. Il CATA comunque non è che si applichi solo nel manufacturing, giusto? Beh, forse un po' l'avevi iniziato a dire prima quando parlavi anche del service. Sì, assolutamente. Il CATA è un modello di apprendimento per il miglioramento continuo di qualsiasi processo. Quindi faccio un esempio di tipo, diciamo, chiamiamolo associativo istituzionale, visto che Roberta hai citato l'attività, ad esempio su Torino, che sto facendo per la diffusione del Lean. Attualmente il CATA è usato nelle scuole medie superiori, sì, per migliorare dei processi interni alla gestione degli istituti. Quindi vanno a prendere dei processi, in un caso stanno gestendo dei processi relativi ai rifiuti, alla gestione dei rifiuti all'interno della scuola, in altri casi stanno gestendo dei processi sul processo di iscrizione alla scuola. Quindi è veramente a 360 gradi, non si può di più, si può applicare in casa, si può applicare. Certo, però qui si intende anche in aziende che non hanno ovviamente un dipartimento di produzione, un reparto di produzione, ma che hanno dei processi o nei processi indiretti, quello che hanno dei processi tipicamente di servizio. Assolutamente. Quindi processi di servizio all'interno delle aziende manifatturiere, aziende che fanno solo servizi e qualsiasi altra organizzazione no profit anche, cioè le organizzazioni no profit, sì, per esempio, che distribuiscono il cibo, possono affrontare con il Lean e con il CATA i propri processi.
Nella nostra azienda abbiamo tutti gli impiegati che siano impegnati nell'amministrazione, nelle vendite, negli acquisti o nelle operations, oggi hanno almeno un kata dove sono allievi e almeno un kata dove sono coach. Non so magari se volevi aggiungere qualche cosa alla tua presentazione. No, qui è finita l'ultima slide mia. Ci eravamo soffermati su questa situazione che diceva il segreto per andare avanti e iniziare, e quando abbiamo detto quando il primo passo abbiamo detto facciamolo subito, e sicuramente siamo molto contenti di averlo fatto. Benissimo, grazie. Fabio, prego. Bene, ringrazio anch'io Giorgio per bell'intervento, sicuramente illuminante e chiarificatore, soprattutto perché nasce dall'esperienza concreta di tutti i giorni. Ma a questo punto forse vale la pena di guardare Akata come un sistema, quindi nell'azienda di Giorgio Akata è diventato a tutti gli effetti il sistema operativo, no? che permette al processo di miglioramento continuo di funzionare in maniera eccellente. In questa immagine abbiamo provato a visualizzare quello che è un classico percorso di applicazione della Lean, che prevede una fase di attivazione delle persone guidata da un processo di pianificazione e indirizzo da parte della direzione, che poi procede normalmente su una riprogettazione di processi, di attività, con tutto lo sviluppo e consolidamento dell'estensione di questi processi. Niente di nuovo, no? Applicazione di strumenti alla fin fine, ma in realtà secondo noi tutto questo, ritornando all'immagine iniziale che ci ha mostrato Paolo, rischia di richiedere uno straordinario e continuo iniezione di energia, e questa energia sapete che costa quattrini all'azienda, costa impegno da parte delle persone, per poter sostenere questa trasformazione. Ecco, noi crediamo che se non prendiamo in seria considerazione l'elemento persone, l'elemento comportamenti, ecco, non ne usciremo mai. Anche chi ha raggiunto livelli di eccellenza e di specializzazione estrema nell'applicazione degli strumenti, ci sono aziende che applicano la Lean, gli strumenti della Lean, meglio dei consulenti stessi, no? Sono magari 10 anni, 20 anni che si applicano anche in alcune aziende europee queste tecniche. Bene, se non si riesce a switchare e trasformare tutte le persone presenti in azienda in una vera e propria risorsa continua del processo di miglioramento, ebbene, alla fin fine il trade-off fra fare il miglioramento e non farlo ad un certo punto diventa perdente. Ed è per questo che noi in qualche maniera disegniamo il Kata un po' come un contenitore, no? Dentro al quale viaggia e si muove il percorso di miglioramento, proprio allo scopo di coinvolgere ed estendere il comportamento, no, delle persone in attività vere e proprie di miglioramento individuale. Ma come? I passaggi, diciamo, detto così, ancora attiene un po' al campo delle centopertiche, no? Quindi tante cose dentro un grande contenitore. Ecco, crediamo che esista una sequenza, Giorgio ce n'ha accennato, ma credo che l'esperienza di Giorgio debba dire molto a noi tutti, no? E alle aziende. Perché? Perché questo è l'indirizzo. Non possiamo pensare di delegare il processo di miglioramento 2, 3, 4 livelli sotto il top management se la consapevolezza e la convinzione da parte del top management non è profonda e convinta. In fondo questa è la storia di Toyota, no? Paolo accennava prima alla grande capacità di Toyota di essere qualcosa di diverso. Ebbene, questo qualcosa di diverso partì dal vertice, non partì da qualche area pilota gestita da un facilitatore lì in locale, ma partì dalla direzione. E dalla direzione che vuole cambiare profondamente i comportamenti delle persone, prima di tutto. Ecco, citare prima Shingo, citare la storia, le origini, è interessante perché allora Toyota non era quella di oggi, non era un'azienda multinazionale con 1000 stabilimenti e grandi risorse, era una PMI come le nostre. E nella fatica della gestione quotidiana del business trovò l'energia partendo dal vertice. Quindi
Nella nostra idea di processo di applicazione e di estensione parte tutto dal vertice, dove è la direzione che deve essere consapevole, sicura, certa, convinta e deve guidare il cambiamento. Se Giorgio non avesse avuto questa convinzione, se non ci fossimo innamorati, no? Più o meno nello stesso periodo del testo di Mike Rother, probabilmente senza questa convinzione la trasformazione sotto non sarebbe stata così straordinaria come è stata. Poi bisogna passare all'azione, no? Quindi va bene fare il workshop, capire, condividere, innamorarsi del metodo, però poi bisogna partire, no? Quindi la lettura di Giorgio sotto l'ombrellone del libro di Rother, che ci portò a fare qualche riflessione assieme, in realtà poi divenne l'area pilota, no? Divenne l'area di picking. E quindi bisogna andare giù sul campo, dove c'è un coach, che come abbiamo risposto precedentemente, alla fine è qualcuno che quotidianamente ha a che fare con l'allievo, e quindi il suo capo, niente di più e niente di meno, che fa crescere il proprio allievo, il proprio collega, e diventa coach attraverso un percorso. E quindi dobbiamo insegnare ai coach ad essere coach, prima che leader, prima che Mourinho. Vogliamo costruire del Julio Velasco, degli allenatori delle squadre. Perché guardate che, tra l'altro, è l'unica opzione, perché i Mourinho si possono solo selezionare e costano tanto, e ce n'è molto pochi. Da milanista dico per fortuna. Invece i coach, gli allenatori, quelli che insegnano, sono quelli che tengono in piedi i settori giovanili, che fanno crescere i ragazzi nelle squadre, quelli si costruiscono. E noi dobbiamo diventare capaci di costruire queste persone, queste figure in azienda. Dopodiché l'estensione. Allora, se il coach è stato formato, addestrato dal suo coach, che è nient'altro che il manager, ecco allora che il meccanismo di estensione diventa un meccanismo virtuoso, dove tutti i livelli sono coinvolti e tutti i livelli fanno il loro allenamento quotidiano. E questo alla fine, nel bilancio complessivo delle energie e delle risorse investite, è vincente, perché i 5 minuti al giorno sono sostenibili da qualsiasi organizzazione. Quelli che sono difficilmente sostenibili sono i grandi eventi. A proposito di grandi eventi, forse anticipo un attimo l'apertura della sessione delle domande e delle risposte, però coglierò uno spunto di uno dei nostri ascoltatori che chiede quanto allora le Kaizen Week possano considerarsi comunque coerenti con il Toyota Kata. Paolo, vuoi rispondere tu magari? Ma sì, risponderò con un aneddoto. Quando noi organizziamo i viaggi in Giappone, il detto che Toyota è visitabile, quindi anche noi andiamo a visitare Toyota. In realtà spesso e volentieri organizziamo anche proprio degli incontri con aziende del gruppo Toyota grazie ai nostri colleghi giapponesi. E durante questi incontri ci è capitato di avere appunto dei colloqui con questi manager giapponesi e manager italiani, e una domanda che è stata fatta è complimenti innanzitutto per le bellissime cose eccetera, ma quanti eventi Kaizen, quante settimane Kaizen avete dovuto fare per arrivare a questo livello di eccellenza? Ovviamente tu te lo ricordi, Roberto, perché facevi da interprete, il nostro interlocutore giapponese non aveva neanche capito la domanda. No, tipicamente lo richiede, ma cosa intendete? Esatto, perché? Perché di fatto Toyota è arrivata a un livello tale di diffusione della cultura Kaizen che non ha bisogno dell'evento, perché il Kaizen è quotidiano e soprattutto è a tutti i livelli, in tutti i processi e in tutte le persone dell'organizzazione. Quindi non ho bisogno di fare un investimento in un evento. Poi l'evento o la settimana Kaizen possono avere un senso, ed è un senso di tipo dimostrativo. Se all'inizio devo far vedere che lo strumento funziona, allora lo posso utilizzare. Ma questo deve essere, secondo me, l'unico modo in cui si utilizzano veramente la logica della settimana Kaizen. Infatti. Sì, con una battuta si potrebbe dire che anziché fare le settimane Kaizen, bisogna fare Kaizen durante la settimana.
E quindi questo diventa un po' la vera sfida, no, per il management, non focalizzarsi su eventi che hanno, concordo con Paolo, mantengono una funzione importante quando si devono fare grandi trasformazioni. Se devo fare un layout, non lo posso fare, rifare un layout di una linea, non posso rifarlo un centimetro alla volta tutti i giorni. A un certo punto devo prendere a mano e girare la linea da linea rettilinea a linea U, o piuttosto cambiare altra forma. Il punto però è che non possiamo andare avanti a cambi di layout senza impattare, se si vuole impattare sulle performance aziendali, senza toccare il tema dei comportamenti. Grazie. Una domanda invece direi per Giorgio, proprio relativa poi al tema, alla spiegazione, no, del suo percorso, del corso dell'azienda. Quanta resistenza o quanta adesione invece a Toyota Bacata ha incontrato da parte dei collaboratori e dei sindacati? Quando abbiamo iniziato, che un anno e mezzo fa circa, tra l'altro, ecco, nella presentazione eravamo arrivati a 55 secondi come tempo ciclo. Abbiamo continuato, adesso siamo su 41-42, quindi vuol dire che chiaramente avevamo l'arba alta prima e è stato facile dimezzare, però stiamo continuando sempre sullo stesso processo con grande entusiasmo e anche con grande, devo dire, dalle persone che lo fanno, grande piacere di farlo, perché è bello anche vincere, no, qualche volta. La resistenza. All'inizio noi abbiamo... ho subito coinvolto, io sono presidente di una piccola azienda, c'è l'amministratore delegato che è mio cognato, l'ho subito coinvolto e ho subito cercato di far vedere che dall'alto veniva l'interesse per questo modello. Devo dire che il mio secondo CAT è stato fatto con il responsabile di produzione, che all'inizio mi ha guardato con un certo sospetto, mi ricordo ancora la faccia tutta molto, molto grigia, a dire questo ha inventato una nuova cosa da fare, ma in realtà dopo 3-4 giorni ha capito che il modello è un modello di miglioramento a piccoli passi che abbassa i rischi e che quindi permette veramente di essere molto meno stressati nel fare le cose. Perché chi fa un cambiamento che dura 6 mesi senza grosse sperimentazioni e solo dopo quei 6 mesi può valutare se è un cambiamento che porta a qualcosa, e magari quei 6 mesi vogliono dire decine di migliaia di euro investiti, certo sta prendendo un grande rischio davanti all'azienda e ai colleghi. E fare un esperimento oggi per vedere se domani va un po' meglio sicuramente rende un livello di stress molto più basso, quindi l'accettazione da parte delle persone è stata molto positiva. Da parte dei sindacati devo premettere che la nostra azienda è una piccola azienda che storicamente va molto d'accordo sia con le maestranze che con gli stessi sindacati, e quindi noi non abbiamo avuto problemi. Addirittura mi ricordo che avevamo fatto un evento dove c'era anche Paolo Sganzera, il relatore sul Lean, e c'era il mio responsabile di produzione con il sindacalista esterno della famosa sigla, eccetera, seduto vicino e che ascoltavano. Quindi siamo forse una realtà un po' diversa da altre situazioni più dove sono più radicalizzate. Comunque ritengo che ci sia da parte di almeno 2 sindacati su 3 una buona accettazione del CATA o dell'IN in generale. Direi che aggiungo per te anche quest'altra domanda che ci viene dal signor Samuele, e chiede in spesso quante ore vengono dedicate alle attività di coaching e implementazioni del CATA da parte della produzione. Ok, questa è una bella domanda. La storia è stata ondivaga. Noi siamo partiti con un certo entusiasmo e abbiamo peccato un po' di ambizione di crescita troppo veloce, per cui abbiamo aperto troppi CATA e quindi il consiglio che do è andare piano a fare dei piloti e consolidare bene, e almeno in alcune persone, la conoscenza del metodo. Però abbiamo creato nuovi CATA. Poi c'è stata una persona che ci ha lasciati, nel senso che ha dato le dimissioni, che era coinvolta in 2 CATA di produzione piuttosto strategici, e di fatto ha fatto un po' implodere la cosa. Tanto che siamo poi arrivati
a decidere che le prime 2 ore di lavoro, la mattina, vengono dedicate esclusivamente al kata. Quindi noi tutte le persone che adesso stiamo lavorando dal livello impiegatizio in su, non stiamo ancora lavorando su, sugli operai di linea, in questo ambito le persone iniziano la giornata lavorativa così come la intendevano prima, che vuol dire andare a spegnere tutti gli incendi dei problemi che si sono creati il giorno prima o qualche giorno prima, la dedicano per default al kata, non possono fare altro. Quindi si stanno abituando ad arrivare a quello che prima penso Fabio citasse, dire questo deve diventare poi il modo di lavorare del futuro. Sì. Dedicando questo tempo probabilmente poi potremo in un futuro farli abituare che quello è il loro lavoro, almeno per il 60-70% del tempo. Scusa Giorgio, posso inserirmi in questa osservazione anche leggendo un po' anche le domande? Perché uno degli errori che io stesso ho commesso quando ho letto il libro per la prima volta, eccetera, era capire chi sono i destinatari di questa attività del kata, no? Non si va direttamente sugli operatori, cioè gli attori delle attività di kata sono normalmente dei team leader, dei responsabili di un gruppo di persone e quindi hanno al loro interno comunque nel loro ruolo istituzionale comunque l'attività di miglioramento. Quindi quando tu parlavi di un certo numero di ore, tra virgolette, che deve essere dedicata, non stiamo parlando, correggimi se sbaglio, di attività in più da fare, è semplicemente un modo diverso di svolgere le attività che correnti che un capo, che un responsabile, che un manager deve fare durante la giornata. Devo chiarire, in effetti poteva essere sorgere un malinteso. Noi queste 2 ore non le richiediamo a chi opera sulla linea, quindi produce, perché sarebbe improponibile per noi arrivare fino a quel punto. Il destinatario principale di un kata, quindi di l'allievo, diciamo, tipo di un kata è un team leader, che cioè chi sta sopra agli operatori. Poi ciascuna azienda è di fatto organizzata in modo diverso e quindi per il momento noi ci siamo fermati a coloro che non hanno un impatto diretto e continuativo sulla produzione. E lì ci stiamo fermando, ci stiamo interrogando su come declinare il kata anche oltre, con modalità diverse, con orari diversi, perché dobbiamo arrivare comunque anche lì. È un po' una frontiera che dobbiamo chiarire. Quando ci siamo spinti oltre, cioè che abbiamo coinvolto nei kata degli operatori o comunque dei team leader che per esempio facevano il cambio formato, alla fine stavamo inquinando completamente i dati di produttività e non avendo una metrica affidabile non potevamo sapere se le azioni del kata andavano bene perché o male perché la persona era stata un'ora in riunione oppure perché per altri motivi. Quindi non è tecnicamente possibile al momento per noi far quello, però ovviamente bisogna che l'allievo riesca a avere delle modalità per cui l'allievo possa coinvolgere i suoi sottoposti, quindi il suo team deve comunque essere in grado di portare un contributo. Grazie. Magari c'è spazio ancora per una domanda veloce, prendo la prima, tra l'altro sempre di una persona che è intervenuta, che strumenti di riconoscimento si consigliano per facilitare il coinvolgimento delle persone e soprattutto il mantenimento dei risultati? Non so se rispondere sempre Giorgio. Possiamo magari rispondere un po' a turno. Beh, sicuramente abbiamo pochi secondi in chiusura. Brevemente, questo secondo me vale per un po' tutti i processi di miglioramento. Credo che abbiamo un sufficiente campione per dire che funzionano i sistemi di rewarding tradizionale, quindi quattrini, per dirla molto terra terra, ma abbiamo casi di successo anche laddove non sono stati messi in campo soldi per premiare le persone. E il punto credo che fondamentale è che questo meccanismo si scatena nella quotidianità, che è quello che diceva Giorgio, in un rapporto continuo che non è molto meno monetizzabile
di un coinvolgimento tradizionale per progetto. Ti ringrazio Fabio, devo fermarti qui, poi magari approfondiamo ulteriormente nello scritto. Chiedo a tutte le persone che sono intervenute, le ringrazio, di voler compilare il form che troveranno visualizzato sul monitor prima di disconnettersi, e chiedo ai relatori di salutare tutti i convenuti per un appuntamento, speriamo a breve, su argomento. Buonasera. Buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera da parte di tutti quanti.